Hello to everyone. Questa entrata era per fare un po' di sarcasmo sulle ultime foto che posterò, ne ho postato diciamo una, del servizio fotografico che ho fatto sabato e del quale vi parlerò dopo. Ciao a tutti! Vlog 12. Oggi vi parlerò di tutti gli ultimi diciamo avvenimenti, la mia vita da idol. Vita di Uta Oyume, tutti i pomeriggi alle 14 su Uta Oyume Live. È anche un canale. Sabato ho fatto un set fotografico di 4 ore, un lavorone che vi posterò in questi giorni e appunto vi stavo dicendo del quale vi ho posto la prima foto. E volevo chiarire un po' di cose, come ho scritto anche nel post, perché qualcuno teme e pensa che questo sia l'inizio di qualcosa di molto diverso rispetto a quello che vi ho sempre presentato. In realtà ho fatto questo set fotografico semplicemente per mettermi alla prova, perché è stato qualcosa di molto difficile per me, visto che era qualcosa di completamente diverso da quello che ho sempre fatto. Fare l'idol, comunque fare sempre quelle cose carine, coccolose, con i sorrisi, ormai è quello che so fare e è molto più semplice da fare. Non mi ero invece mai messa in gioco con un set più sensuale, più da donna, più maturo, come appunto quello che ho fatto sabato. Però dopo 4 ore di lavoro alla fine siamo riusciti io e il fotografo a far uscire delle foto che penso siano belle, a me alcune piacciono molto e che appunto vedrete nei prossimi giorni. Eh sì, qualcosa anche di sexy. Non significa che siccome ho fatto questo set cambierà tutto e diventerò così, anzi volevo solo far vedere appunto, intanto fare esperienza io, mettermi alla prova e poi far vedere che posso essere versatile ed essere tante cose diverse, perché comunque a me piacciono tanti stili diversi. Piace essere quella carina e coccolosa, come piace a volte essere un po' la bad girl, quella aggressiva, quella anche un po' sensuale, ma non significa che diventerò una di quelle ragazze che fanno i selfie dove si vede tutto tranne che il viso, capitemi, vi prego. Insomma, volevo tranquillizzarvi su questa questione. Questa settimana poi inoltre ho parlato con tante persone per organizzare diversi eventi, forse ci sarà un evento a un importante museo che si trova qui a Roma, forse, spero di sì. Poi ho parlato con altre persone che stanno organizzando un evento per febbraio qui a Roma sempre e forse parteciperò anche a quest'altro evento. Ho organizzato quasi totalmente la prossima fiera alla quale parteciperò, che sarà il Cartoomix, quindi ci vediamo a Milano a metà marzo e forse, chi lo sa, magari canterò anche lì. Ho avuto questo set e soprattutto questa settimana la sto dedicando completamente al progetto più importante del 2016 praticamente. È un progetto al quale sto lavorando da gennaio 2015, quindi praticamente da un anno. Mi ha portato tantissime cose su tutti i piani, umano, dell'amore e della professionalità e dell'esperienza e di ogni cosa. È un progetto bellissimo, professionale, una collaborazione fighissima e qualcosa che appunto non mi avete mai visto fare, perché probabilmente non avrò mai più la possibilità in vita mia se dovrò farlo da sola, perché è davvero qualcosa di grande. E appunto vi ho già annunciato qualcosa postandovi l'outfit che indosserò per questa occasione. Si terrà domenica questo diciamo evento, vi manderò insomma dei video durante la giornata per farvi un po' intuire di cosa si tratta. È qualcosa per il quale sono nervosissima, devo essere più che perfetta e sto lavorando ad ogni minimo dettaglio, sia a livello diciamo visivo, quindi capelli, trucco, vestiti, abiti, accessori, sia a livello di cosa dovrò fare. E insomma dovete assolutamente farmi gli auguri e pensare a me in una maniera assurda domenica, perché ho bisogno di tutto l'appoggio del mondo. Sono nervosa da morire e spero che andrà tutto bene, sarà anche quella una giornata molto intensa. Nonostante però abbia da fare un milione di cose, sono riuscita comunque a trovare il tempo per farvi vedere il vlog oggi. La cover di oggi è una canzone di un cartone che conosco fin da quando sono piccola e che diciamo è il mio preferito di questa saga. Non so se qualcuno di voi ha mai visto i film di Barbie, ma Barbie la principessa e la povera appunto è il mio preferito e è anche il preferito di molti miei coetanei, come vedo da Facebook che ogni tanto ricondividono le canzoni appunto del film. E Libera è la canzone d'apertura del film e anche una delle più importanti diciamo, ed è una canzone che adoro e mi ricordo che a 14 anni, 15 praticamente, quando ho iniziato a cantare seriamente, mentre tutte le mie amiche magari uscivano il pomeriggio, andavano in discoteca di qua di là, io me ne stavo a casa col DVD di Barbie la principessa e la povera a cantare e ricantare e ricantare le canzoni in italiano e in inglese con il karaoke nei contenuti speciali. È una canzone che mi è sempre piaciuta molto e ho pensato che siccome questa settimana volevo fare il vlog ma non ho avuto assolutamente tempo per imparare una cover nuova di quelle proposte da voi, ho pensato che regalarvi diciamo questa piccola sorpresa sarebbe stato bello. Perché insomma la canzone appunto è una canzone a cui tengo molto, è una canzone che ho sempre voluto cantare e che dovrebbe diciamo raggiungere molti di voi perché prende un po' l'infanzia di tutti.
Spero che mi sia venuta bene perché è una canzone per la quale serve un'impostazione lirica e una tecnica, diciamo, molto buona, cosa che non credo di avere, e soprattutto non ho un'impostazione lirica perché non ho mai studiato per fare lirica. Però comunque cercherò un po' anch'essa di riadattarla per quello che io so fare, e sperando che venga bene. Ho cercato anche poi di improvvisare gli outfit delle due principesse. Ovviamente mi viene meglio Annalisa perché è bionda di base. Infatti appunto per lei utilizzerò i capelli così, che dovrebbero un po' somigliarle. Mi sono anche fatta i boccoli, però non so come sono venuti perché non sono capace a fare queste cose, e poi era la prima volta che li provavo, mi hanno regalato la testa nuova a Natale. Insomma, ci ho provato, perdonatemi se sono brutti. E ho messo poi una maglietta rosa che dovrebbe avere un po' a che fare con lei, visto che è tutta rosa. Mentre per Erika, maglietta blu sicuramente, capelli come i suoi, ma sono sempre bionda perché volevo utilizzare una parrucca castana, ma non ne ho una abbastanza lunga, quindi puntate più su Annalisa, anche perché la canto meglio, è la mia preferita. Insomma, spero che la canzone vi piaccia e che continuate a seguirmi. Continuate assolutamente in questo periodo a seguire la mia pagina, perché ci sono tantissime novità una dietro l'altra. Continuerò a postare le foto, vi farò avere novità sui prossimi live e sul progetto di domenica. Iscrivetevi ovunque, su YouTube, su Ask, su Instagram, su Facebook, seguitemi, continuate a vedere i miei video, a condividerli, a mettere mi piace, continuate anche a farmi domande, a propormi cover, e ci vediamo al prossimo vlog. Bye bye! Solo un giorno per me stessa, nella vita io vorrei, libera da ogni dovere, senza costrizione, né lezioni, pranzo, cene, senza agenda da seguire, nessuno che debba dirmi cosa posso fare. Ecco il giorno mio, solo un giorno per me stessa, nella vita io vorrei, senza dover lavorare appena sveglia io, senza urli da cucire o le maniche da far, senza vestiti da sposa da dover finir, niente da pagare. Madame Carpo, dove pensi di essere, ragazza? In un cabaret? Avrei detto in una prigione per debitori. Continua pure, tanto lavorerai per me altri 37 lunghi anni. Ma ho già pagato più della metà. Ma ci sono gli interessi, no? I tuoi avrebbero dovuto pensarci prima di chiedere un prestito così alto. Lo hanno fatto per sfamarmi. Mi dispiace per voi. Come potrebbe essere? Sposi Re Dominic è l'unico modo per provvedere al nostro popolo. Lo so, è il mio dovere. Oh, guarda, un altro regalo di fidanzamento. Se tu pensi che io sia così fortunata, sai, non è il denaro che fa la tua felicità. Anche se io così poco sono determinata, sai, e la mia voce nel mondo io farò.